Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Questa puntata sarà un po' particolare, sarà un pochino un extra rispetto al percorso che stiamo facendo, però l'ultimo lavoro che abbiamo fatto, quindi quando abbiamo creato il personaggio a mani nude, mi ha dato un po' lo spunto per creare una nuova arma che si avvicina un pochino alle magie. Quindi non sarà una magia vera e propria, sarà un qualcosa che lo simula, però è appunto uno spunto per andare poi magari a sviluppare qualcosa di interessante. Le magie non le tratteremo direttamente in questo percorso, forse in fondo nelle puntate extra, adesso vedremo, ma possiamo iniziare appunto a vedere qualcosina oggi e appunto anche se non saranno implementate in questo percorso, saranno comunque un pochino richiamate, poi voi potete comunque andare ad ampliare e modificare quello che vedremo oggi, che sarà in realtà molto molto semplice. Allora, per iniziare ci richiamo nella nostra cartella Weapon Base all'interno della nostra Blueprint Weapons. Io ho creato una cartella No Weapons dove tengo tutte le armi che non prevedono un'arma vera e propria, e quindi tutte le situazioni in cui siamo a mani nude. Ho inserito qua la nostra cartella Empty Hands che abbiamo creato nel tutorial precedente e ho creato una cartella nuova chiamata Fireball, che sarà un po' quello che andremo a fare oggi. All'interno ho copiato i dati dell'Aira Pistol e li ho anche già tutti rinominati, manca solo da impostarli e lo andiamo a fare insieme appunto per vedere come funziona questo progetto. Allora iniziamo a inserire tutti i dati che ci vengono richiesti, quelli che abbiamo rinominato, e poi andremo a modificare appunto le nostre impostazioni del ratio di fuoco, il danno, eccetera, eccetera. Facciamo rapidamente, tanto l'abbiamo già visto parecchie volte. Qui possiamo inserire un audio magari un po' differente, visto che si tratta di magie, non sono armi vere e proprie. Possiamo vedere se c'è qualcosa di... Questo per esempio mi sembra abbastanza buono. Possiamo inserirlo, Killing Spree, cerchiamo anche... ma no, qua lasciamolo così com'è. Quindi solo quando raccogliamo l'arma. Nel nostro pistol base possiamo andare a inserire il nostro glove, poi lo cambieremo, magari lo mettiamo un'altra cosa o cambiamo semplicemente il colore un po' per distinguerli. Ora lo facciamo come dicevo un pochino alla veloce, aggiungiamo il nostro ID, Fireball, salviamo i primi dati, li inseriamo molto rapidamente perché sappiamo già più o meno cosa dobbiamo andare a fare. Qui rinominiamo tutto quello che serve, il width è importante, inseritelo, qua l'icona scegliete un po' quella che volete, io ne prendo al momento una a caso, potete anche inserirne di nuove, questa qui andiamo ad inserire, vediamo se c'è sempre qualcosa di colorato che ci può venire bene. Ma mettiamoci questo, lo stesso, non importa. E poi qua altre cose che abbiamo da fare. I proiettili, possiamo metterne, che ne so, 4 e ne spariamo uno per volta. Anzi, possiamo anche spararli tutti e 4 per volta. E togliamo poi la sezione di ricarica. Andiamo a cambiare la nostra skeletal mesh, in realtà questa possiamo anche eliminarla proprio, direi che skeletal mesh direi che non ci serve. Il reticolo possiamo inserire quello per esempio del lanciagranate o del lanciarazzi. Poi andiamo a cambiare il nostro width, inseriamo il nostro instance, la nostra abilità e
quindi diciamo appunto che deve raccogliere il nostro fireball, e a questo momento possiamo mettere anche tutto a zero. Andiamo ad aprire il nostro instance, che iniziamo appunto a vedere un po' di settaggi per farlo sparare correttamente. Gli diciamo che spara una cartuccia per volta, poi possiamo anche metterne di più, per esempio ogni colpo ne spara 5, 10, come volete. Per il momento iniziamo con una. Qui lo lasciamo, va benissimo anche così, non so quanto adesso il raggio. Alzandolo, abbassandolo, non mi ricordo, è più o meno alto. Facciamo un 10, va bene. Questo al momento lasciamo così. Qui mettiamo la nostra il nostro animation blueprint disarmato, quindi scriviamo un armed, eliminiamo gli array. Questo qua è sempre per la rosa di fuoco, al momento la lasciamo così, poi la andiamo a impostare un po' meglio, ma per il momento non stiamo a perdere troppo tempo sui settaggi. E andiamo anche a fare l'ability shooter, che in questo caso abbiamo una sezione di autoreload che eliminiamo. Se volete tenerla, dovete però andare a ricreare tutte le fasi di reload che contengono l'animazione e l'audio. Viene al momento un po' un problema farlo, perché ricarica con l'audio della pistola è veramente brutto da vedere, l'ho già testato, quindi al momento lo eliminiamo. Se volete tenerlo, ripeto, dovete andare a modificare totalmente il reload e anche l'autoreload. Quindi per il momento eliminiamo tutto. E poi vediamo se serve aggiungere qualcosa, se no proprio lo cancelliamo, perché se no ci dà problemi come abbiamo visto nello scorso tutorial. Quindi questo l'abbiamo creato, questo qua è fatto. Mancano i settaggi principali, quindi il weapon fire, che ci dice appunto come deve sparare, come tipo di danno andiamo a inserire il nostro fireball. Come animazione possiamo aggiungere, io aggiungo una del combattimento corpo a corpo, va bene, ora anche quello della pistola. Poi, se volete fare le cose per bene, andate ad inserire una nuova animazione un po' più adeguata, perché adesso, come vedremo, non sarà proprio bella da vedere, però perlomeno si muove e vediamo un po' di movimento. Come delay, colpi che deve sparare, io lo alzerei parecchio, perché è una magia che toglie parecchio danno, quindi non so, almeno 5 secondi tra un proiettile e l'altro. Qua adesso non ricordo se è esponenziale, quindi poi proviamo a vedere se spara più o meno veloce. Questa è un'impostazione che andiamo poi a configurarci con calma una volta che proviamo il fucile. L'offset al momento lo lasciamo un attimo così. Altre cose da vedere qui. Direi che per il momento possiamo prevedere di togliere il rifle impact e magari ci mettiamo, come dicevamo, un'esplosione. Quindi andiamo su weapon, grenade e detonate, vediamo come funziona, se dobbiamo cambiarlo qua in un altro punto. Ora non ricordo di preciso, ma lo cambiamo in entrambi i punti e poi vediamo. E direi che qua non cambiamo altro, lo teniamo comunque aperto nel caso ci fosse qualche modifica. Il reload abbiamo detto che per il momento lo eliminiamo. E il damage mettiamo un bel danno alto, minimo 100, perché è il danno totale, ma io farei anche un 300 per fare scena, in modo che magari fa anche danno a quelli più vicini, insomma. Facciamo una bella esplosione, diciamo. Ok, e per ultimo ci manca, direi, solo il nostro blueprint. Quindi andiamo
vedere se riusciamo ad inserire qualcosa. Allora, eliminiamo la nostra scheletal mesh, quindi ne aggiungiamo una e la puliamo. Poi possiamo provare ad aggiungere una sfera e gli diamo un materiale. Allora, vediamo se troviamo un materiale da andare a modificare. Per esempio, possiamo prendere questo 1-2, un materiale qualsiasi, comunque o lo creiamo da zero. Ok, quindi creiamolo da zero facendo duplicate e chiamiamolo emissive. Material. Qui va bene qualsiasi colore, non c'è problema, possiamo mettere un bianco o un giallo, anche va bene come volete. Sull'emissive scriviamo scalar parameter, lo chiamiamo emissive, nel caso dovessimo fare dei figli. O delle istanze, ci potrebbe poi servire a rinominarlo correttamente e lo mettiamo a 1. Facciamo anche un bel 50, proviamo un 50 poi vediamo se non è un po' tanto. Torniamo nel nostro Fireball, andiamo su viewport e aggiungiamo il nostro emissive al materiale, eccolo qua. E ora vediamo come spona, però dobbiamo abbassare un attimino, mi sa anche un pochino la scala, perché altrimenti diventa grosso come il nostro personaggio. Ok, proviamo a portarlo in gioco. Colore a caso, qua scriviamo Fireball. Ora saranno uguali i guanti, però vabbè, poi come dicevo lo possiamo andare a modificare. Vediamo un pochino cosa c'è ancora da impostare. Ok, andiamo a prendere il nostro guanto. Ok, la mesh direi che è già andata a posto di suo senza aver fatto molto. È molto carino, un bel braccialettino. Allora, torniamo dentro il nostro Blueprint Fireball, tanto per cominciare, e iniziamo ad inserire. Allora, qua possiamo anche eliminare le collisioni. Direi che non ci servono. E andare nel nostro Blueprint Self, e qua possiamo anche aggiungere, volendo, alcuni effetti per lo sparo. Allora, il fatto che emetta una mesh dopo che ha sparato lo andiamo a eliminare perché non deve emettere assolutamente nulla. E qui in alto anche, qui abbiamo un Weapon Fire, Weapon Tracer, che ora poi andiamo a verificare che cos'è. E qua possiamo aggiungere un Muzzle Flash. Quindi andiamo dentro l'ability instance, abbiamo cancellato tutto, ma in realtà il fucile deve sparare, quindi qui scriviamo fire, aggiungiamo il nostro fireball, su edit aggiungiamo l'input tag, weapon e fire, quindi sparerà un colpo solo. Andiamo sul nostro Fireball, qui abbiamo le nostre esplosioni, vediamo cosa mettiamo. Per esempio possiamo mettere un Rifle Impact, Edit Detonate, proviamo così. Allora andiamo a premere play, vediamo se spara qualcosa. Prendiamo il nostro guanto, viene equipaggiato giusto, la mesh è andata a posto anche da sola come abbiamo visto, eccolo lì, e se spariamo tiriamo una bella
Un bel colpo da 300 colpi. E se finiamo le munizioni non abbiamo più possibilità di ricaricarle e neanche di riequipaggiarle, quindi sono magie, vanno usate una volta sola. Poi se volete vi create, come dicevo, il vostro reload, altrimenti eliminiamo l'arma e la andiamo a riequipaggiare, quindi si può usare solo una volta, è un'usa e getta. E dobbiamo aggiustare un po' il rato di fuoco, come vedete, perché altrimenti spara velocissimo, e aggiustare anche un pochino l'animazione. Ora animazione, io ho messo questa, poi potete metterne una un po' più, perché vedete che quasi neanche si muove, non la riproduce tutta, probabilmente per via della velocità di fuoco, che non so adesso se riusciamo a abbassarla, perché stavo già provando appunto qualche movimento, ma vedo che non funziona tantissimo. Comunque, io direi che per questo tutorial è tutto. Questo qua, come dicevo all'inizio, non è un tutorial definito, è stato un po' un extra, una cosa simpatica da fare un po' in più per spezzare un attimo, però è anche un ottimo spunto, come dicevo, per andare a creare un sistema di magie. Quindi ora potete poi giocarci un pochino e settarvelo un po' meglio. E come vedete, in questo caso l'animazione l'ha fatta tutta, perché probabilmente essendo molto vicino qui non ha il tempo, no, l'ha presa, stava semplicemente buggando. Ok, come vedete, quindi abbiamo una sorta di lancio di magia. E spero che il video, oltre ad essere stato simpatico, sia stato anche utile, e vi posso appunto dare spunto, come dicevo, per creare appunto questo sistema di magie. Se avete qualche consiglio e volete lasciarlo nei commenti, è sempre ben accetto. Per esempio, si potrebbe aggiungere la scia del colpo che arriva e dargli una velocità, e farlo un po' più simpatico, come aggiungere anche magari un effetto all'animazione in cui quando spariamo andiamo a creare magari qualche effetto elettrico o qualcosa del genere. Al momento, come vedete, fa un po' di esplosione del fucile, cioè abbiamo messo il mazzo, il flash, possiamo anche andare un po' a modificare quelle cose lì. E niente, non mi dilungo ulteriormente, grazie per aver visionato il video, ci vediamo alla prossima.